come si può rispondere a questa società che corre, pensa a se stessa e lascia indietro i più deboli? Io volevo che tutti camminiamo insieme, ma come fai ad andare avanti quando c'è chi rimane indietro? Allora ecco che qui ho preferito staccarmi da questo correre, questo pensare a se stesso. Il grido silenzioso dei tanti bisognosi che affollano la città di Palermo ha procurato in Biagio Conte, un missionario laico, una tale inquietudine e sofferenza da indurlo a lasciare tutte le comodità della sua vita per dedicarsi interamente ai poveri. Per alcuni è un matto, per altri un santo. Sono venuta a Palermo per conoscerlo e alla missione Speranza e Carità, da lui fondata alcuni anni fa, incontro Padre Pino, il suo più stretto e fidato fratello. Questa scelta di vita che voi avete abbracciato, sì, può sembrare una follia un po', no? Un atto coraggioso, ma anche una stranezza, diciamo. Qual è il confine tra la follia e invece la santa follia? La follia oggi è un po' nel mondo, ma chi insegue o chi segue il Signore, ecco, non entra se non in una follia sapienziale, di sapienza interiore, per cui non hai gesti insani, anche se sembrano insani, come può essere anche quello di vivere un po' con i poveri, anche dormire con i poveri. Perché tu come puoi amare il povero se non sai le sofferenze che vive lui? Quando ho letto la storia di San Francesco, sì, mi ha colpito molto il momento in cui lui ha la vera conversione, cioè abbraccia, che dice, abbraccia il lebbroso e capisce, perfetto, che sente che quello, bravissimo, è un profumo dolce come il miele, dice. Perfetto. Che è una nostra, un nostro limite, quello di non riuscire a sentire questo profumo, il profumo del povero, no? Del diverso da noi, del disagiato. Come si può? Non è facile, perché bisogna immergersi in quel battesimo vero che noi abbiamo ricevuto ma non abbiamo ancora forse capito, perché noi diventiamo cristificati e quando siamo come Cristo non possiamo non fare le cose che ha fatto Gesù. Cosa vedi tu nel prossimo? Cosa vedi in quel fratello povero? Tu vedi Gesù Cristo, ma è puzzolente, è un Cristo puzzolente, sì, ma tu lo accogli proprio perché quella puzza possa diventare per te profumo, perché è lì Cristo, che quella puzza te la trasforma in odore poi. È arrivato il momento di incontrare Fratel Biagio, che nei giorni scorsi ha iniziato uno sciopero della fame per richiamare l'attenzione, per risvegliare le coscienze dal male più grande, l'indifferenza. Per farlo è andato a vivere sotto un colonnato nel centro di Palermo, per essere povero in mezzo ai poveri. Voi siete il futuro, la speranza, giovani, migliorate voi questa società, ma noi vi siamo vicino, perché io mai ho lasciato i giovani soli. Il povero ha bisogno di noi, ma anche noi abbiamo bisogno di loro. Se sono ancora qua e se ancora mi abbasso, mi umilio, è perché un uomo come Gesù ha dato la vita, c'è anche chi soffre. E puoi aiutarlo, abbassandoti lo puoi aiutare, gli puoi stare vicino. Se no, dall'alto, no, dalle comodità, stare al caldo, protetto, riparato, il mangiare assicurato, no, no, ma che ti abbassi per condividere, per stare vicino con tutti quelli che soffrono. Non possiamo far vincere questa indifferenza, questo egoismo. San Francesco dice che una pietra dopo l'altra in alta arriveremo. Ognuno deve fare veramente la sua parte, non più spettatori e demandiamo agli altri. Insieme, io credo, non divisi, non muri, non distanze, perché il problema è urgente. Se sta aumentando la povertà è un segno non positivo. L'indifferenza uccide e quando l'uomo si chiude in sé, chiude il cuore e non apre il cuore al prossimo, non aiuta il suo prossimo. Allora questa è veramente l'indifferenza, si rischia una disumanizzazione, non è possibile, non si può accettare questo. Bisogna continuare a donarsi, perché poi si scopre che donando si riceve, torna bene, ma quando non si dona non torna bene. Ti posso chiedere come ti sei lasciato ispirare dalla figura di San Francesco? Oh, stravedo questa figura grande, per perché te? Lui umile, semplice,
lascia le comodità, lascia il benessere per condividere con gli ultimi. Io prima ero fans di tutti i giocatori, nella moda, cose. Ora se mi dicono di chi sono fans, oh, di Dio, di Gesù, di Madre Teresa, ecco, di San Francesco e del Beato Padre Pino Puglisi, tutte queste figure mi sconvolgono veramente, mi danno la forza, mi incoraggiano. E ho pure un amico, che è l'amico fratello Gesù, che quando lo scopri non lo lasci più, veramente. Grazie, buon cammino e buona missione anche a voi. Tutti abbiamo una missione da compiere, non solo i missionari. Come tutti faccio abbiamo a capire qual è la mia? Ascolta il tuo cuore, ascolta il tuo cuore. Spesso ascoltiamo l'esterno, invece ascolta il tuo cuore e vedi che c'è la risposta, va bene? Ti raccomando. Terra che non senti, che non vuoi capire, che non ti c'è niente.